Sì, avete capito bene. Sapete di chi sto parlando. Ciao a tutti, bentornati nel canale, io sono Kevin e questo è un nuovo video. Oggi sono qui per fare un video, ragazzi, importantissimo. Cioè, è questo, supera la descrizione del trash stesso, capite? Innanzitutto l'idea di questo personaggio mi è venuta da un ragazzo che fa parte della Snapchat Family, che si chiama Enrico Grazioli, e gli mando un bacione, perché mi aveva lasciato come commento fallo su Maria De Filippi. E da là ho detto no, cioè, posso non farlo? Scrivetemi qua sotto nei commenti un personaggio famoso sul quale vorreste vedere questa tipologia e un film sul quale vi piacerebbe sapere 10 curiosità. Quindi mi raccomando, ricordatevi un film e un personaggio famoso a vostro piacere. Quando se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e mettete un mi piace se vi piace questa categoria di video. E partiamo subito con la prima curiosità. La prima curiosità riguarda la gioventù di Maria De Filippi. E io se mi mangiavo Maria De Filippi, quella è nata perfetta, è nata casta pura e che diceva no, dovete far pace. Quando Maria era giovane amava andare a ballare e amava anche bere. Infatti beveva come una spugna e i suoi 3 cocktail preferiti erano vodka lemon, il tequila boom boom e il Negroni. Cioè, raga, a me il Negroni mi fa schifo. Il Negroni è la cosa più amara del mondo e solamente la persona più dolce sulla faccia della terra potrebbe essere capace a berlo. You got me, Maria, you got me. La seconda curiosità invece riguarda una grandissima passione di Maria, che sono gli animali. Maria sta a rota per animali, cioè proprio fissa, capite? Tipo io con i vestiti, uguale. E secondo me la quantità dei vestiti che ho io è pari a quella di animali che c'ha lei, Ma soprattutto è affezionata ai suoi cani. Sì, cani. Lei ha esattamente 3 cani, di cui un pastore tedesco, un bassotto e un bracchetto. Il pastore tedesco si chiama Duca, che è un nome fighissimo, cioè io adoro il nome Duca. Cioè, mi sa che ci chiamerò mio figlio, sapete? Il bassotto che si chiama Cassio e invece il bracchetto che si chiama Sansone. Ma non solo, perché lei ha anche adottato un cane a distanza che ha chiamato Natale. Non sapevo se potessero adottare pure i cani a distanza. Non è finita qui. Ha addirittura 3 cavalli che si chiamano Ghost, Talamone e Irko. Quest'ultimo Irko viene cavalcato dalla cosiddetta Maria De Filippi ogni mattina. In questo momento io mi sto a immaginare Maria vestita da cavallerizza che gli dà e pizze sul culo a sto cavallo e dice yeah! Con quel ciuffo biondo che vola nel vento. Cioè, io non posso vivere così. E raga, una cosa troppo divertente è che il giorno del 38esimo compleanno di Maria De Filippi, Buona Domenica, il programma televisivo, gli ha regalato un pony. Lo sapete come ha chiamato? Domenico! Domenico! Buona domenica, Domenico. Non so se avete capito. Ah, Mari. La terza curiosità invece è una curiosità abbastanza proprio che me casa, proprio da bomba bitch, proprio emancipazione, perché lei ha detto che quando era piccola le veniva sempre fatto notare che non era capace a fare niente all'interno della famiglia, dentro casa, e quindi lei ha voluto rivalersi poi in futuro con gli studi. Si è messa sotto a studiare ed è uscita con un voto di 110 e lode da giurisprudenza. Se è andata a finire sulle scale da uomini e donne. Voi capite perché io amo sta donna. La quarta curiosità riguarda sempre il suo studio, che durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano ha dichiarato che lei avrebbe voluto tantissimo fare medicina. Però il problema è che l'hanno spaventata il numero di esami. E da là ha detto, ma chi bevete in culo proprio. E quindi poi ha ripiegato su giurisprudenza. E ha anche detto che all'università, che forse perché non era una scelta della madre ed era una scelta sua, è stata una secchiona di quelle pesanti. Voglio dire, per uscire con 110 euro della giurisprudenza. Vai, Mari. Grazie, Mari. La quinta curiosità è una curiosità abbastanza cattiva, nel senso, ognuno di noi si chiede quanto guadagna un personaggio televisivo e quanto guadagna la prima conduttrice al mondo. Tamo sa di, se te vai in Brasile, ti chiedono, l'hai conosciuta Maria De Filippi? Perché Maria De Filippi è la star, Maria De Filippi è uguale a Beyoncé. E quindi adesso risponderò a questa vostra domanda. In realtà quanto guadagna Maria De Filippi è un segreto, però risalendo alla dichiarazione dei redditi del 2009, la somma riportata del suo guadagno era fra i 3 e i 4 milioni l'anno. Non milioni di caramelle, milioni di euro, de sbleuri, gli sordi. Il che vuol dire che se facciamo un calcolo e dividiamo 3 o 4 milioni, facciamo 3 milioni e lo dividiamo per 12 mesi, verrà fuori una cifra, ragazzi, di 324.000 euro mensili. Scusate, stavo a pensare che cazzo ci farei io con quei soldi al mese. Ma queste sono comunque cifre che si rifanno a 7 anni fa. Può solo che essere cresciuto. E vi assicuro che per me sono i soldi più meritati sulla faccia della terra. Cioè, mi dispiace, Maria. Io non accetto, per esempio, i calciatori che prendono un tot di milioni per dar un calcio a una palla. Accetto che Maria abbia 4 milioni all'anno, perché Maria si merita. Punto. Fine. La sesta curiosità riguardante Maria De Filippi è una cosa che, insomma, è l'unica cosa che ci fa ancora credere nell'amore. Ed è la storia di Maurizio e Maria. Io lo
lo so che tutti qua pensano che Maria è lesbica, perché per stare con Maurizio Costanzo devi pensare che è lesbica. Però no, anzi, prima di tutto loro si conoscono nel 1989 al convegno contro la prateria musicale al quale era stata mandata Maria dalla sua agenzia per la quale lavorava, che lavorava per un'agenzia di videocassette. E invece a Maurizio Costanzo, già famoso all'epoca, anzi là era proprio il punto di... BAM! Era stato invitato proprio come ospite. Allora si conoscono ed è da lì a poco che Maurizio offre a Maria un contratto per lavorare per la sitcom, che era una società di immagine e comunicazione. Da là che cosa succede? Praticamente in quel periodo Maurizio Costanzo era occupato. Intendo con questo. No, con questo. Era occupato perché in quel periodo lui si stava frequentando con Marta Flavi. E il rapporto fra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stava diventando ben altro che un semplice rapporto lavorativo. Mamma mia Maria, quanto spigne, raga. Ma la cosa divertente non è tanto questa. Non è solamente che Marta Flavi stava là imbacuccata come una poraccia, mentre stavano quei due che stavano a fare inciuci strani, capito? Tutto quanto segretamente. Ma la cosa divertente è che Maurizio corteggiava da morire Maria. E lo faceva inviandogli dei mazzi di rose, dei regali, cioccolatini, insomma, ste poracciate qua. Ma la cosa divertente, sapete qual è? Non è tanto gli inciuci alla Holly e Benji, ma è tanto chi li portava a termine. Infatti, sapete, era il fattorino dei regali tra Maurizio e Maria. Rullo di tamburi. Max Pezzali, ragazzi, faceva il fattorino per Maurizio Costanzo ed era colui che portava le cose a Maria. Cioè, capite perché penso che Max Pezzali sia la persona più povera sulla faccia della terra? Faceva il fattorino. Comunque un lavoro di tutto rispetto, però insomma, da fattorino a cantante famoso dovrei iniziare a spedire lettere pure io. La settima curiosità invece riguarda una cosa bellissima, ed è una cosa che successe poco dopo il matrimonio fra Maria e Costanzo. Prima hanno deciso di adottare un adolescente, che è Gabriele, e Maria in realtà non parla molto spesso di lui. Però le cose che ha detto e ha rilasciato durante alcune interviste sono che lei è orgogliosa di lui e che per lei è come il suo ragazzo speciale. Per lei lo definisce come una cotta adolescenziale, completamente innamorata di lui. Ed ha anche rilasciato che quando litigano è sempre lei la prima a cedere, non riesce ad essere litigata con lui, e che quando litigano lei perde il buon umore. L'ottava curiosità è la vita sportiva di Maria De Filippi, che voi ci credete o no, ragazzi, pavecce quel fisico come minimo, deve fare allenamenti col personal trainer dei Blend, perché cioè raga, quella non so quanti anni c'ha, per me ce n'ha 42, col fisico della 23enne, cioè. Essendo molto sportiva, voi vi chiederete, sì è sportiva, che cazzo farà questa navita? Lei gioca semplicemente a tennis 3 volte a settimana e ama andare a sciare. Infatti molto spesso sale sulle vette più innevate dell'universo e boom, si butta giù con sti sci, insomma, con sto ciuffo al vento, manco se mette il casco, because she's fierce. La nuova curiosità è una fobia di Maria. Non era programmata sta cosa. La tremenda paura delle malattie. Tanto è vero che lei purtroppo soffre di ipocondria acuta, ed è per questo che ha moltissimi numeri sul telefono di alcuni medici. Tanto è vero che quando una persona va da Maria, o comunque esce al discorso e gli dice che non sta bene, inizia a fare tutta quanta una lista degli esami che dovrebbe fare. Io, Maria, capisco mo perché te voli a una fa medicina e stai a rota per Grey's Anatomy. Capisco. La decima ed ultima curiosità invece riguarda il programma dell'ultimo decennio, ed è Uomini e Donne. Uomini e Donne in realtà nasce nel 1996 con un altro scopo rispetto a quello che c'è adesso. Uomini e Donne nasce come un incontro fra una coppia che parlava dei propri problemi insieme al pubblico per poi poterli risolvere. Inizia poi a cambiare la formula del programma Uomini e Donne, mantenendo sempre lo stesso nome, arrivando al 2000. Dal 2000 in poi infatti verranno poi inseriti dei tronisti che dovranno essere corteggiati per l'appunto dai corteggiatori. E bada ben che no se bagni, sapete chi è stata la prima tronista? Tina Cipollari, l'attuale Tina Cipollari, l'attuale figlia del trash italiano dopo Maria De Filippi. Capito? Tina Cipollari è tipo il karma, capito? E lei ve prenderà. Però devo dire che comunque pure l'idea iniziale non era tanto male, eh. E niente ragazzi, il video delle 10 curiosità su Maria De Filippi finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, vi abbiano veramente soddisfatto queste curiosità. Io sono stato contentissimo di farlo, perché per me Maria è un'ispirazione. Al di là di quanto ci scherzi, comunque Maria, se mai vedrai questo video, l'Italia ti ringrazia, l'Italia dei giovani ti ringrazia. E vi raccomando non solo di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video se vi è piaciuto, e anche commentare con quale curiosità vi ha stupito di più, ma soprattutto di lasciarmi proprio nei commenti il nome del personaggio famoso sul quale vorreste vedere 10 curiosità e anche un film sul quale vorreste vederne altre 10. Mi raccomando, due scelte che poi vedrete qui a sinistra in un sondaggio tra quali saranno più gettonate. Ogni tanto rimanete a vedere sotto al video anche quali altre cose vengono proposte, e mettete anche mi piace agli altri commenti in modo tale che saliranno e potrò vederli più facilmente, e così poi potrò metterli nel sondaggio. Io veramente vi ringrazio per aver visto questo video, vi amo immensamente, un bacione, al prossimo video.
video. Ciao a tutti, bentornati nel canale, io sono Kevin e questo no, ma perché sto con l'occhio chiusi? Ciao a tutti, io sono Kevin e porca troia quando non riesci a fare l'intro. Ciao a tutti, io sono Kevin e